Buonasera a tutti, ben ritrovati. Con molta gioia sono in compagnia di Giulia Berardinelli, che è la nostra esperta di linguistica in FEM. E grazie, insomma, vedo alcuni nomi noti. Dicevamo prima, siete quasi eroici a essere qui alla fine di maggio ancora a seguire il webinar, quindi cercheremo davvero di passare una bella serata insieme. Finiremo improrogabilmente alle 6 perché siamo molto attivi con i webinar, quindi insomma è importante lasciare spazio a tutti, quindi benvenuti. E vado subito intanto a ringraziare Giulia. Giulia, grazie di essere qui con noi, ci tenevo tanto. Grazie a te Carolina e intanto buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia. Ecco, allora, stasera naturalmente proseguiamo il nostro ciclo di incontri sul paradigma dello Universal Design for Learning, quindi ricordo anche stasera che resta inteso che tutto quello che diremo, stasera parliamo in particolar modo degli studenti con DSA, ma tutto quello che diremo, tutto quello che mostreremo in realtà trova un'applicazione all'interno dell'intero contesto classe. Quindi l'ottica dello Universal Design è sempre quella di rendere la lezione accessibile per tutti, accorciando le distanze. Quindi tenendo a mente questo assunto davvero fondamentale a cui teniamo moltissimo, vado ora a condividere il mio schermo. Bene. Allora, chiedo a Giulia conferma che si veda la presentazione. Sì, si vede Perfetto. benissimo. Allora, partiamo dal titolo, ecco, fondamentale. DSA mappa e accesso al testo, applicazioni didattiche e soluzioni tech. Di cosa parleremo? Di un argomento sicuramente molto caldo, soprattutto in materia di DSA, ovvero le mappe, perché, come sapete, un po' di default, a volte anche in maniera inadeguata, vengono spesso utilizzate come strumento compensativo e sono, diciamo, alla ribalta per essere talvolta anche un elemento di contenzioso nei rapporti, no? Per esempio scuola-famiglia, nei nostri PDP scriviamo, può utilizzare le mappe, ma molto raramente specifichiamo quali tipi di mappe, quando, come, in che contesto, eccetera. Quindi è importante spendere qualche parola sulle mappe. E poi cercheremo naturalmente di fare un affondo su quelli che sono i prerequisiti alla costruzione delle mappe, perché chiaramente non è assolutamente utile saper utilizzare un software o saper tracciare due frecce tra i nodi se prima non accade qualcosa relativamente ai contenuti. Quindi su questo aspetto ci concentreremo per poi lasciare la parola a Giulia, che ripeto sono molto contenta di avere qui, che vi mostrerà un'applicazione sviluppata da FEM che io trovo potrebbe essere davvero molto utile e sia insomma per l'intero contesto classe e anche in maniera particolare per gli studenti con DSA di questi tempi in cui la DAD è abbastanza radicata e sappiamo che anche il prossimo anno ci si sta un po' indirizzando verso questa ibridazione, no? Quindi presenza e distanza, per cui sono argomenti molto caldi e importanti. Ora, rispetto alla funzionalità delle mappe, dobbiamo dire intanto per quanto riguarda gli studenti con DSA, quale valore devono avere le mappe? Non possono, devono avere. Devono avere un valore compensativo, non facilitante, che è un'altra cosa. Allora, senza andare ad approfondire a livello pedagogico che cosa possa andare a significare il compensare, anche il ministero si è speso un pochino per delineare, no? Però perché è stato scelto questo termine, compensare, che è abbastanza ridondante anche nelle linee guida 2011? Perché ha questi significati? E lo vediamo dal Treccani o dal Garzanti Linguistica. Quindi compensare che cos'è? Dare a una persona l'equivalente di quanto ha fatto, perduto o sofferto, pareggiare, bilanciare, sostanzialmente ristabilire un equilibrio, stabilire una condizione di equilibrio anche per il Garzanti Linguistica. Quindi focalizziamo l'attenzione sulla necessità di ristabilire una condizione di equilibrio. La mappa, così come qualunque altro strumento compensativo per lo studente con DSA, non è un facilitatore, ma ha una funzione di compenso. Esattamente come per me in questo momento stanno facendo i miei occhiali. Quindi i miei occhiali compensano una mancanza della mia vista. Senza i miei occhiali riuscirei comunque a leggere,
ma farei veramente molta più fatica e quindi sarei meno performante, per esempio nei processi di studio e anche qui con voi nel momento in cui magari devo seguire la traccia delle mie slide, no? Quindi il valore compensativo dello strumento deve essere sempre molto chiaro. Sono un po' ridondante su questo, però non facilitanti, ma compensative. Andiamo a vedere anche la legge 170, che come sapete è la legge cardine, no? Che stabilisce i diritti e i doveri anche degli studenti con DSA, che dice è prevista l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Ora, sulla voce qualità desidero starci un secondino, perché è veramente molto importante porci nei confronti degli studenti con DSA in un'ottica che sì, sia compensativa e quindi non vada ad affaticarli oltre quello che sono in grado di portare, ma che non sia nemmeno depotenziante. Succede purtroppo che a volte con tutte le più buone intenzioni rischiamo di depotenziare questi studenti facilitandoli con un eccesso magari, no, di strumenti compensativi. Spesso nei PDP si barra un pochino tutto, mentre invece è importante monitorare e inoltre tenere presente la necessità della qualità. Oggi noi parleremo di testo, no? Quindi di accesso a un contenuto tramite il testo. Ecco, i testi sono ricchi, necessitano, chiedo scusa, di una lettura profonda, di una comprensione profonda, e non è certamente il software, no, a dare questa lettura, questa comprensione profonda del testo. Occorre mettere in atto delle azioni, quindi non è il software per la costruzione delle mappe, non è il software per maneggiare il testo, ma è sempre le modalità con le quali noi questi strumenti li utilizziamo in maniera funzionale e senza deprivare di qualità i contenuti, perché come sappiamo gli studenti con DSA sono studenti curricolari che quindi perseguono gli stessi obiettivi dei loro compagni, a differenza degli studenti che proseguono per esempio nel percorso legato alla legge 104. Ora, funzionalità delle mappe. Molto spesso, no, vediamo le mappe utilizzate così, come strumento compensativo, quindi a qualcuno sì, a qualcuno no, dipende un pochino la tipologia di mappa, fai la mappa che vuoi, puoi tenere la tipologia di mappa che vuoi, basta che la fai, quindi insomma ci sono politiche un po' diverse a discrezione dei docenti. In realtà le mappe per tutti hanno una grandissima funzionalità, possono essere utilizzate in classe come strumento per spiegare, non a caso anche nei libri di testo ci sono tante mappe, no, alla fine dei capitoli, no, come una ricognizione di contenuti. Possono essere utilizzate a casa, quindi per studiare, in una promozione dell'autonomia, per maneggiare il testo, quindi per organizzarlo. Naturalmente possono essere utilizzate durante le interrogazioni e durante le verifiche, ed eventualmente anche come elemento di valutazione. Vi faccio un esempio: una docente di quarta liceo classico, quindi stiamo parlando anche di un percorso di studi piuttosto impegnativo, ha deciso per tutta la classe di fare una verifica in cui si chiedeva agli studenti: rappresentate con una mappa mentale, poi vedremo che cos'è la mappa mentale, quello che avete capito relativamente a una rivoluzione, ora non ricordo quale. Quindi tutti gli studenti, non solo quelli con DSA o altri BES, hanno realizzato questa mappa mentale, dopo naturalmente un lavoro che era stato fatto in classe, e poi la dovevano argomentare, per cui è stata utilizzata in sostanza come strumento di valutazione alternativo. Vedete che se avete un pochino presente l'ottica dello Universal Design for Learning, questo criterio risponde bene al terzo principio, ovvero fornire molteplici forme di azione e espressione e quindi dare la possibilità agli studenti di restituirci le loro competenze anche attraverso canali che non siano magari il solito tema o la solita interrogazione o verifica risposta chiusa aperta, no? Quindi l'ottica è molto universal design. Resta inteso che, per esempio, adesso io sto utilizzando questo PowerPoint, questa presentazione. È chiaro che io potrei tranquillamente dirvi gli stessi contenuti senza uno schema sotto. Lo faccio, uno, perché naturalmente diventa più accessibile e più piacevole
per voi, due, perché tengo traccia un pochino di quello che devo dire. Magari potrei avere un calo di attenzione, no? Quindi avere delle slide può aiutare anche me, come può aiutare anche voi insegnanti o genitori, nel caso in cui ci fosse un genitore che deve supportare il figlio nei compiti. Per cui in realtà gli strumenti di supporto possono essere utili per tutti, quindi non è affatto detto che delle mappe ben costruite non possono essere uno strumento utilizzato dai più, perché poi la cosa importante in un'interrogazione è come si argomenta sulle mappe. Ovviamente se leggo e basta, la mappa non ha più valore compensativo ma sostitutivo e non va bene, c'è qualcosa da rivedere, no? Per cui, posto che le mappe possono avere queste funzionalità, piccolissimo affondo molto breve sul concetto di mappa mentale e mappa concettuale. Noi per lo più siamo abituati a ragionare in termini di mappe concettuali, quindi come sapete sviluppate da Josef Novak, che hanno questi famosi nodi concettuali, una struttura, no, molto ben organizzata, e non a caso ci servono per gestire la conoscenza. Quindi evitiamo di memorizzare semplicisticamente, facciamo dei ragionamenti attraverso i connettivi logici, sui nessi di causa-effetto, eccetera, eccetera, e quindi strutturiamo l'informazione. Di fatto è un'operazione che può risultare comunque molto utile per tutti gli studenti, a prescindere dalla presenza di DSA, ma diventa importante per lo studente con DSA perché? Perché effettivamente nel momento in cui un testo viene trasmutato in una mappa, viene tendenzialmente memorizzato meglio perché il cervello lo codifica come un'immagine. E spesso, non sempre, spesso gli studenti con DSA memorizzano meglio attraverso le immagini, quindi anche attraverso le mappe. E poi ci sono le mappe mentali che hanno caratteristiche invece diverse, sono molto più creative, più fantasiose, servono ad attivare sostanzialmente la creatività. Certo, anche a convertire l'informazione graficamente, però hanno una funzione diversa. Quindi diciamo che se abbiamo uno studente che fa fatica ad organizzare il contenuto, non gli proponiamo una mappa mentale che è molto libera, gli proponiamo una mappa concettuale. Ora, per capirci, vi faccio vedere alcune immagini. Allora, un esempio generico di mappa mentale che trovate tranquillissimamente in internet. Allora, come vedete, è molto difficile che una mappa sia solo mentale o concettuale, perché in fondo una logica all'interno delle mappe, nella vita vera, quindi nella didattica, è una logica che prevede, insomma, un'organizzazione di contenuti, c'è sempre. Quindi una mappa mentale pura è difficile trovarla e anche costruirla, però questa è una buona rappresentazione. Quindi vedete, è molto fantasiosa, lo studente ha disegnato la Sardegna. Vi faccio notare un piccolo particolare. Allora, ora se vi va anche di scriverlo in chat, poi dopo io, finita la mia presentazione, vado a leggerlo. Se voi non andate a vedere che cosa c'è scritto nella parte azzurra, che cosa vi aspettate così ad occhio di trovare come collegamento nella parte azzurra? Se qualcuno se la sente di rispondere, scriva pure. Naturalmente avrete già letto che cosa c'è scritto, però provate a fare un ragionamento logico. Guardo questa mappa, vedo il viola, vedo il verde, vedo l'arancione, vedo l'azzurro. Che cosa mi aspetto di trovare come contenuto? Se vi va di scriverlo, scrivetelo. Ora ve lo svelo, naturalmente. Nella maggior parte dei casi si dice, mi aspetto di trovare per esempio mare, fiumi, perché l'ha messo in azzurro. Esatto. Quindi l'utilizzo funzionale del colore diventa importantissimo. In questo caso, in un'ottica di recupero, quindi di ripasso per esempio dei contenuti, questa mappa potrebbe essere perfezionata scegliendo dei colori in maniera più strategica. Quindi non metterò economia in azzurro. Piuttosto metto l'azzurro insieme al verde nella parte territorio e all'economia gli metterò un altro tipo di colore che mi piace di più, un rosso, un giallo, perché il colore è molto importante per gli studenti con DSA, che vedono il colore prima dello stimolo linguistico. Se qualcuno di voi ha partecipato al webinar precedente, abbiamo proprio spiegato l'esperimento dello Strock, che significa che data una parola, per esempio la parola verde, scritta in rosso, se vi chiedo di nominare il colore, voi fate uno sforzo perché vi viene da dire verde, mentre invece dovete dire rosso.
Gli studenti con DSA sono molto più veloci, gli studenti dislessici in particolare, perché vedono prima il colore. Una piccola nota di folklore però scientifica che ci dice quanto il colore è fondamentale per gli studenti con DSA, no? Questa invece questo è un esempio generico di mappa concettuale, più o meno precisa, sempre presa da internet. Vedete che racconta, anche se ci sono delle immagini, però una struttura. Può essere utile, non può essere utile, oggi non è che dobbiamo fare un incontro solo sulle mappe, quindi sicuramente c'è qualcuno che potrebbe dire sì, va bene per studiare, ma non va bene per l'interrogazione, oppure sono contenuti che in un'interrogazione non mi interessano, quindi io non la utilizzerei, però tanto per capirci sulla struttura, questa naturalmente è una mappa concettuale. Questa invece è una mappa di vita vera, realizzata da uno studente appunto della scuola primaria di Quinta, su Padre Pino Puglisi, l'ha realizzata su un foglio a mano, e ora vi faccio vedere, questo è uno studente dislessico, vi faccio vedere la successiva. Stesso identico contenuto, realizzato da uno studente che è disgrafico, e vedete però è stato molto bravo, perché anche se la mappa è molto incasinata perché è fatta a mano, lui si è segnato queste 3P. Perché si è segnato queste 3P? Perché lui dice, così la memorizzo meglio, perché nel momento in cui mi ricordo 3P, mi viene in mente il nome, Padre Pino Puglisi. Così poi magari non c'è bisogno che io tenga la mappa nell'interrogazione, me la studio e cerco di ricordarmela come un'immagine, no? Vedete, quindi qui c'è già un'abilità anche a livello metacognitivo abbastanza radicata, perché il bambino ha scelto delle strategie. Ovviamente è una mappa poco funzionale, perché è molto incasinata, il bambino è disgrafico. Non a caso, questa mappa fatta col software, naturalmente, da cui ho tolto i dati sensibili, perché dove vedete la X c'era il nome della studentessa che è disgrafica, risulta molto più chiara, no? Ovviamente questa è una mappa propedeutica alla costruzione delle mappe, per cui si chiedeva di dare una presentazione di sé, ecco, nella classe prima di una scuola secondaria di primo grado, no? E per vedere come i bambini, i ragazzini in realtà organizzavano le mappe, quindi come concettualizzavano i contenuti e come li categorizzavano. Categorizzare è un elemento importantissimo, perché poi sarà anche oggetto, no, di argomentazione da parte della nostra Giulia. Ora, vi lascio alcune indicazioni rispetto al software per la costruzione delle mappe. Probabilmente questo lo conoscerete, si tratta di CMAP Tools. Sulla nostra Classroom, poi, ecco, adesso chiedo alla nostra tutor d'aula magari poi di mettere anche i link delle rispettive Classroom, troverete sia la registrazione di questo webinar, ma anche le slide, quindi poi potete andarci su. CMAP Tools è un software per le mappe. Perché vi presento CMAP Tools e poi vi faccio anche vedere questo? Perché CMAP Tools, come altri software, ha una caratteristica molto importante che diventa molto utile per tutti gli studenti, ma necessaria per gli studenti con DSA nella maggior parte dei casi, ovvero il connettivo logico. Vedete? CMAP Tools crea la freccina di collegamento e lascia in automatico lo spazietto per il connettivo logico, che può essere che cosa? Può essere una E, può essere un not semplicemente, può essere una domanda guida, però diciamo che indirizza un pochino come una bussola il ragionamento. È molto utile utilizzare i software per la costruzione delle mappe che possiedono la funzione connettivo logico e non solamente quelli che permettono di tracciare la freccina, perché il connettivo logico per lo studente con DSA, soprattutto se presenta delle fragilità nei processi di astrazione, diventa assolutamente fondamentale per organizzare bene il discorso. Oltre al fatto che costruire una mappa in digitale consente di costruirne una, salvarla, da quella stessa mappa ripassare eventualmente, inserire, qua non lo vedete, però ci sono anche le funzioni approfondimento che restano naturalmente schermate nel momento in cui la stampiamo, per cui la mappa è molto utile per ripassare, perché apro le mie caselle, ripasso gli approfondimenti, ma non stampo tutto chiaramente. Diventa davvero molto importante, perché io posso anche scegliere, per esempio, di tenermi le domande guida e di cancellare i contenuti. Quindi, per esempio, Hawaii, Alaska, io li cancello, sto facendo degli esempi naturalmente molto sommari,
perché a quel punto li ho memorizzati, però mi tengo le domande guida perché mi aiutano nell'interrogazione. Questa è una piccola mappa reale che uno studente aveva fatto e gli serviva per l'interrogazione, per fare un esempio. Naturalmente ci sono altri software, ve li ho messi, Mindmapper per esempio, e Bubble, che ha una grafica anche un pochino più accattivante per i bambini più piccoli, e vi ho inserito anche il software Leggi per me. Naturalmente questi sono tutti software gratuiti, ve l'ho inserito perché Leggi per me è una piattaforma abbastanza completa in cui si può attivare per esempio la sintesi vocale, caricare un PDF, costruire delle mappe, e ha già integrato sia CMAP Tools che MindMapple, quindi è una piattaforma interessante. Naturalmente nella nostra Classroom ODL tutti questi strumenti ci sono già, sono anche spiegati, voi potete assolutamente porre delle domande. Ora, prima di lasciare la parola a Giulia, ci concentriamo sulla tematica davvero importantissima, cioè quali sono i prerequisiti che mi servono per costruire una mappa. Io devo essere abile a fare queste cose. Devo essere abile naturalmente a leggere e comprendere, e se non sono abile a leggere attiverò per esempio la sintesi vocale. Attraverso la sintesi vocale devo essere in grado di comprendere il testo. Essere in grado di comprendere il testo come logica presuppone che io devo riconoscere quelli che sono i contenuti principali, e se ci sono dei docenti tra di voi di sicuro avrete fatto esperienza che a volte anche con la sola sintesi vocale i contenuti principali non vengono riconosciuti, no? E quindi diventa davvero molto difficile. E poi naturalmente devo gestire i nessi di causa-effetto e quindi i connettivi logici, come abbiamo detto prima, quindi sapermi porre le domande giuste per poi costruire una mappa che abbia dei connettivi logici sensati e funzionali e non messi a caso. Quindi naturalmente in questo senso io vi ho messo qua per esempio l'immagine di un libro digitale, quindi un libro di testo per esempio di seconda liceo, di geostoria, ecco. Quindi voi vedete che il nostro studente con DSA, ma anche lo studente senza DSA, si trova di fronte a una pagina fitta e gli si chiede di costruire una mappa. Ora, deve sapere quali sono gli indici testuali, quindi le parole in grassetto, i titoli dei paragrafetti, quindi naturalmente anche le notazioni delle immagini sono importanti, eccetera. E poi deve naturalmente saper categorizzare i contenuti, quelli che sono fatti, quelli che sono personaggi, quelli che sono territori, per esempio, quelli che le fonti, viene spesso fatto, no, nella scuola secondaria di secondo grado, il lavoro sulle fonti, a volte anche nella secondaria di primo grado. Quindi quali sono le fonti di un certo tipo, quali sono le fonti di secondo tipo. Quindi diventa importantissima la capacità di categorizzare. La capacità di categorizzare naturalmente va allenata per tutti, in maniera particolare per alcuni studenti con DSA che magari hanno dei profili anche severi, per cui se ci troviamo di fronte a queste necessità abbiamo anche bisogno di strumenti che ci aiutino ad aiutare questi studenti a categorizzare. E poi naturalmente l'attivazione delle conoscenze pregresse, quindi quello che io sento già di sapere relativamente ad alcuni argomenti, quindi sapere sia in senso scolastico che in senso generale. Per cui, fatta questa premessa veramente importante, quindi vi sollecito a ricordare la necessità di concentrarsi su il colore e il processo di categorizzazione, lascio molto volentieri adesso la parola a Giulia che vi spiegherà un'applicazione appunto che si chiama Linda, e ora interrompo anche la condivisione, che ci aiuta a gestirci meglio con il testo. Naturalmente se avete domande ponetele pure, lasciamo poi uno spazio finale, magari 10 minuti per rispondere. Giulia, mi taccio e ti lascio la parola. Va bene, grazie mille Carolina, e vado subito a condividere lo schermo. E Carolina, fammi sapere se si vede.
Sì, si vede tutto. Ok, perfetto. Allora partiamo. Allora, appunto, grazie di questa introduzione. Appunto, vi voglio parlare di Linda, che non so se c'è qualcuno o qualcuna che ci ha seguiti in qualche webinar di linguistica, magari sa già di che cosa sto parlando. E Linda, App Linda Education, è uno strumento di annotazione collaborativa. E che appunto nasce in realtà da alcuni assunti della ricerca scientifica in linguistica in particolare, e che appunto ci permette di leggere, analizzare testi e di annotare quelle che sono le caratteristiche linguistiche più rilevanti, più significative all'interno di questi testi, facendo quindi emergere i contenuti linguistici e i concetti principali all'interno di testi. Questa appunto che state vedendo adesso è l'interfaccia, dopo appunto vi lasciamo in chat anche il link diretto al sito e per accedere potete appunto cliccare sul tasto accedi, io qua appunto sto accedendo con il mio account Google, insomma l'account FEM. E tra l'altro sia appunto l'accesso che la registrazione sono possibili con un account Google, quindi in realtà è molto semplice, appunto anche se non vi siete ancora registrati, basta cliccare sull'apposito pulsante. Quindi qua io sono entrata all'interno di Linda, vado nella sezione progetti. Qui io ovviamente ne ho tantissimi, adesso vi faccio vedere un esempio di progetto su cui abbiamo lavorato. E che appunto fa parte del nostro percorso sperimentale del curriculum Innovazione, l'Osservatorio Linguistico Digitale, che appunto è un'attività di annotazione di alcune caratteristiche linguistiche all'interno di testi, in questo caso i testi sono appunto di tema ambientale. E io adesso clicco su appunto uno di questi testi, come potete vedere è molto semplice navigare da un testo all'altro, semplicemente appunto utilizzando questi riquadri verdi. E appunto qua sono nel secondo testo e potete vedere che abbiamo qui una serie di etichette, sei etichette che in questo caso appunto rappresentano le caratteristiche linguistiche che abbiamo fatto annotare all'interno di questi testi, che appunto erano la prosodia semantica, la presenza di metafore concettuali e la presenza di fonti, quindi fonti certe e fonti incerte all'interno dei testi. Ora, chiaramente questa attività è un'attività rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, come potete vedere la difficoltà dei testi l'avevamo segnalata come difficoltà media, ci sono appunto, cioè in realtà anche appunto una sezione di testi di progetto a difficoltà alta, che è questa appunto media. Appunto, ora vi faccio insomma, un esempio di che cosa è possibile fare, basta semplicemente appunto cliccare, insomma, selezionare su una parola, una porzione di testo, cliccare poi sull'etichetta che appunto noi scegliamo per l'annotazione di quella parte di testo e appunto come vedete in realtà è molto semplice insomma, l'annotazione su Linda. E appunto, come ci diceva appunto anche Carolina, sicuramente il color coding, quindi la presenza di appunto colori diversi che possono in qualche modo essere collegati, associati a determinate caratteristiche linguistiche, appunto è sicuramente una strategia molto utile, molto efficace nel caso appunto di studenti con appunto DSA. Quello appunto che è interessante all'interno di Linda è il fatto che questo strumento è personalizzabile, quindi qui appunto voi vedete che ci sono sei etichette, quelle che vi ho spiegato adesso, però in realtà le etichette sono personalizzabili così come anche i progetti. Questo significa che ciascuna docente, ciascun docente può scegliere appunto quali testi caricare all'interno del programma e può appunto anche scegliere la tipologia di etichette
che appunto vuole di caratteristiche linguistiche, appunto, che vuole fare annotare all'interno dei testi. E questo appunto è molto interessante perché appunto Linda permette di appunto lavorare su testi che cioè sono appunto adattabili sia a studenti con DSA, sia appunto a studenti, studentesse senza DSA, quindi insomma è uno strumento, diciamo, sotto questo punto di vista, poi insomma Carolina, che sei l'esperta, correggimi se sbaglio, ma che appunto pensiamo possa essere molto inclusivo sotto questo punto di vista. Sì, perché ecco, ripeto, diventa un'ottima strategia, per esempio, in un'ottica di promozione dell'autonomia, considerando che è uno strumento a cui semplicemente ci si può registrare, anche in un'ottica di DAD o di didattica digitale integrata. Dobbiamo consegnare dei testi e sappiamo che i nostri studenti fanno fatica, glieli possiamo consegnare già categorizzati, per esempio. Quindi immaginate queste etichette sopra, la verde diventa personaggi, non so, un testo letterario, e l'arancione diventa fatti, eccetera, eccetera, e glieli possiamo già segnare, quindi possiamo già dargli un testo praticamente etichettato, quindi molto più accessibile. Fatta questa prima fase, possiamo invece magari ridurre un pochino e quindi invitarli poi a procedere da soli. Loro possono anche decidere e stabilire insieme a voi che il verde sono sempre i personaggi, in modo tale che no, si crea una consuetudine, un'abitudine che facilita l'autonomia. Esattamente. E, tra l'altro, appunto, una volta che il progetto, insomma, è condiviso con la docente o con il docente, poi è possibile appunto condividerlo con gli studenti, quindi poi ciascuno studente potrà lavorare sul proprio, ma dal proprio PC in autonomia, infatti appunto anche in un contesto di DAD, questo pensiamo insomma possa essere sicuramente molto utile. Ed è possibile, infatti adesso vi sto facendo vedere un po' quello che è il back-end di un progetto, è possibile anche controllare le annotazioni degli studenti. In questo caso vedete che io qua non ho nessuno studente perché evidentemente questo progetto non era stato condiviso insomma, con nessuno, però appunto qua potete controllare le annotazioni degli studenti, potete appunto come vi dicevo scegliere di modificare le vostre etichette. Appunto, posso scegliere in questo caso il rosso e scrivere, appunto, come ci diceva anche Carolina, ad esempio personaggio. Quindi qua ovviamente c'è una grande libertà di personalizzazione dello strumento e questo chiaramente dipende anche insomma, da ciò che si vuole far annotare, si vuole far analizzare all'interno insomma, del testo, perché appunto come vi dicevo prima è possibile caricare qualunque tipo di testo, quindi possono essere anche appunto testi tratti dall'antologia dall'antologia insomma di italiano oppure dal testo di storia, geografia e quindi poi ovviamente immagino in base anche al tipo di materia è possibile appunto personalizzare le etichette. E, tra l'altro, appunto, è anche possibile ovviamente caricare dei testi che sono molto meno densi dal punto di vista dei contenuti linguistici rispetto a quelli che vi ho fatto vedere. Questo appunto magari penso possa essere anche facilitante nei confronti di appunto studenti che possono appunto avere DSA. Ok, adesso vi faccio vedere un'altra funzionalità, tenete comunque in considerazione che Linda è ancora in fase di sviluppo, quindi ci sono comunque anche ancora delle implementazioni che devono essere fatte, e una di queste appunto sarà la heatmap, cioè la mappa di calore in italiano, che ci consente di appunto avere una panoramica di quelle che sono le aree, diciamo, che sono state maggiormente annotate all'interno di testi. Qui appunto vedete che ci sono chiaramente poche parole perché sono quelle che ho notato prima, insomma, come esempio. Però appunto anche questa potrebbe essere una funzionalità efficace, soprattutto appunto per il docente, per avere un po' una panoramica di come sono stati analizzati e percepiti i testi. Tra l'altro, Giulia,
Ti interrompo un attimo perché questa pagina cade a fagiolo, perché effettivamente nelle categorizzazioni hai messo nome proprio, per esempio verbo, eccetera. Noi sappiamo che la grammatica per uno studente dislessico, disortografico, è un tallone d'Achille e non indifferente, no? E a volte dobbiamo anche fornire magari un'accessibilità anche all'interno degli esercizi di grammatica, per cui ci troviamo degli studenti che per esempio non riconoscono ancora il verbo. Però il nostro obiettivo, per esempio, è indagare i complementi. Capite bene che se non trovo il verbo, come faccio a indagare i complementi? Ecco, potrebbe essere che un testo, una frase viene dato già con l'etichetta, no, del verbo, quindi i verbi sono tutti etichettati, a partire del verbo poi ragiona sul resto della frase, poi utilizzando magari poi naturalmente anche altri strumenti non necessariamente tecnologici, per cui davvero può avere grandi applicazioni. Certo, perché appunto il docente può scegliere di etichettare già dei testi e quindi appunto giustamente puoi dare allo studente o alla studentessa un testo preannotato e quindi sotto questo punto di vista diciamo appunto facilitato per lo studente o la studentessa come dicevi tu nel caso appunto in cui si debbano annotare o in caso in cui ci siano delle difficoltà maggiori nell'annotazione di alcune caratteristiche. Ok, adesso c'è una domanda. Allora, una domanda di Paola. Paola, non so se la sua domanda è generale oppure riferita a Lidda. Paola dice: come si può lavorare sulle immagini a corredo del testo per fare in modo che gli alunni comprendano il riferimento tra immagine e paragrafo? Allora, non credo, vero Giulia, che ci sia la parte immagini ancora in Lidda. No, in Dico realtà bene? c'è, Ah, infatti, c'è? Allora, infatti ditemelo, insomma. No, infatti è quello Bene. che vi Ok, volevo allora dire. adesso Paola, magari Giulia fa vedere questa cosa e poi le rispondo in linea generale anche rispetto all'associazione immagine-testo. Esatto, sì, vi faccio vedere appunto, in realtà è possibile anche annotare immagini, vi faccio vedere subito un'attività, eccola qui. Ok, le attività di annotazione su immagini funzionano sostanzialmente nello stesso modo in cui funzionano quelle di annotazione di testo, quindi appunto insomma, si può passare qui da un'immagine all'altra, questo per esempio è un progetto di annotazione di pubblicità progresso, quindi si chiama appunto pubblicità progresso ieri e oggi, ed è quindi appunto possibile appunto associare le varie etichette alle varie immagini. A differenza dell'annotazione su testo, in questo caso è possibile associare solamente un'etichetta per immagine, come appunto potete vedere qui, quindi non è possibile appunto dare più etichette per la stessa immagine. Però appunto assolutamente è possibile anche questa parte. Qui appunto vedete queste quattro etichette che magari insomma sono un pochino scure dal punto di vista del significato, erano delle etichette che avevamo pensato per fare un lavoro sulla grammatica visiva, quindi sulla grammatica dell'immagine, partendo appunto dall'idea che sia possibile leggere, interpretare, analizzare un'immagine nello stesso modo in cui si analizza e si interpreta un testo. E quindi appunto in questo caso avevamo scelto di annotare, di etichettare insomma, queste quattro caratteristiche, che sono appunto la scena, la sottoscena, la figura e la parte in cui appunto può essere scomposta un'immagine. E a presto sarà appunto implementata anche la possibilità di appunto annotare diverse parti all'interno dell'immagine, però insomma non so se Paola magari ha qualche. Se questo può essere utile in qualche modo anche per la domanda di Paola, nel senso che sicuramente si può pensare anche di creare dei progetti, diciamo, collegati, comunque associati tra loro, in cui magari c'è la parte di annotazione di testo, che può essere appunto un articolo di giornale, e dall'altra parte, il progetto di annotazione immagine, in cui appunto si annotano le immagini a corredo degli stessi articoli di giornale. Quindi assolutamente questa cosa è possibile. Ecco, perfetto. Infatti, Giulia, questa mi tornava. Ecco, sapevo che per rispondere alla domanda di Paola
non era automatico, per esempio ci sono alcuni software in cui se tu scrivi casa compare una casa, no? Ecco, invece qua la notazione delle immagini funziona in questa maniera che vi ha spiegato Giulia, però ha una grandissima funzionalità perché appunto, come diceva Giulia, se prendiamo un testo e poi decidiamo di etichettare determinati testi con determinate immagini, no? È questo giusto che fa Linda, quindi si crea magari anche una consuetudine perché poi le immagini sono sempre queste. Naturalmente possiamo personalizzare il nostro testo. In linea generale, l'associazione testo-immagine diventa molto funzionale per gli studenti a livello di o rappresentazione mentale, quindi anche se non utilizziamo le immagini fisicamente. Però, per esempio, siamo su Linda e decidiamo che, non lo so, Garibaldi, ecco, Garibaldi è un personaggio e il personaggio è rosso, però noi facciamo fatica a ricordarci Garibaldi, possiamo intanto insegnare ai nostri studenti a crearsi una rappresentazione mentale che sia evocativa. Quindi, per esempio, Garibaldi, che cosa ti fa venire in mente? C'è qualcuno che magari dice: mi viene in mente mio nonno, perché mio nonno mi chiamava sempre Garibaldi. Scena di vita vissuta, no? È vero, no? Quindi un nonno che chiamava il suo nipotino: ehi, Garibaldi, vieni qui. Allora dice: Garibaldi mi fa venire in mente il nonno. Allora diventa funzionale per questo studente associare alle parti su Garibaldi, per esempio, la figura di un anziano, che ne so, no? Quindi che non ha nessun tipo di pertinenza logica, ma ha una profonda pertinenza evocativa e questo deve accadere anche nelle mappe. Vi faccio un altro esempio, una studentessa, l'ho fatto anche nell'altro webinar, una studentessa faceva fatica a ricordare la differenza fra volte a botte e volte a crociera, in storia dell'arte, per esempio, e quindi diceva: bene, le volte a botte me la ricordo, ma non mi ricordo crociera. Allora nella sua mappa lei ha messo una fotografia di lei, suo padre, sua madre a sfondo azzurro e la docente non capiva il senso e lei diceva: sì, perché se io guardo quell'immagine lì mi ricordo che siamo andati in crociera, allora mi viene in mente crociera. Quindi il valore delle immagini è molto flessibile, per cui naturalmente qua stiamo parlando di altissima personalizzazione, però voi invece nella vostra didattica potete anche indirizzarle. Ci sono le immagini che potete trovare sul web, ci sono le immagini dentro i testi digitali che voi avete, potete anche fare uno screenshot dell'immagine, scaricarvela e poi utilizzarla, dico bene Giulia, quindi utilizzarla Sì, come immagine poi da etichettare, per cui è assolutamente possibile. Paola, ci dia conferma se abbiamo risposto alla domanda, se ci sono delle integrazioni, integri pure. Ecco, ti rilascio la parola, Giulia. infatti appunto queste immagini che abbiamo scelto per questi progetti sono tratte dal web, quindi appunto è assolutamente possibile caricare qualunque tipo di immagine, appunto come dicevo in precedenza, e sarà a breve possibile per, insomma, anche appunto per utenti esterni caricare i propri progetti e appunto vi faremo sapere non appena questa cosa sarà implementata, e questo appunto darà una grande libertà insomma, di scelta, appunto come dicevo, sulla tipologia sia appunto dei testi, delle immagini, sia delle etichette. Nel frattempo non so se ci sono, insomma, se ci sono delle altre domande, perché io appunto non riesco a vedere la chat condividendo lo schermo. Adesso Paola ci ha detto che abbiamo risposto, Giulia, magari possiamo anche spiegare tecnicamente come si può accedere a Linda, no? Quindi quali sono le prassi per... Intanto state ancora scrivendo, poi vi rispondiamo, eh. Certo, intanto sono tornata all'interfaccia e appunto vi faccio vedere, cosa bisogna fare per registrarsi. In questo caso io appunto sono già registrata, però insomma cliccando su registrati vi apparirà questo, insomma basta appunto registrarsi con un indirizzo mail e io in questo caso appunto accedo. Una volta che voi avete fatto l'accesso con il vostro account con cui vi siete registrati, vedrete diciamo nell'home page di Linda questi due progetti. Questi sono i progetti che sono stati messi in vetrina, quindi sono progetti che appunto cliccandoci sopra potrete adottare senza necessità di doverci contattare, insomma di doverci scrivere una mail. E nel caso invece in cui vi dovesse interessare un progetto e
che appunto non è in vetrina, oppure magari anche nel caso in cui aveste voi delle necessità o comunque delle idee anche di progettazione, di creazione di un progetto, potete scriverci all'indirizzo info@lindaeducation, che poi magari appunto vi scrivo in chat. E potete appunto richiederci dei progetti che vi interessano, oppure appunto richiederci anche di aiutarvi a creare un progetto nuovo. E, vi faccio anche vedere velocemente il nostro sito. Intanto Giulia, Federica chiede se Linda sarà anche per iPad. Allora, Linda è accessibile anche da dispositivi mobili, e quindi da cellulare e anche da iPad, immagino, quindi sì, assolutamente. Ok, per questo è importante, in effetti. Bella domanda, Federica. Sì, no, è giusto. E intanto vi sto facendo vedere appunto il nostro sito, dove potete avere una panoramica delle attività di linguistica che abbiamo preparato. Si chiama appunto linda.education. E appunto vedete che alcune attività utilizzano Voyant, che è un altro strumento, quelle in cui appunto c'è scritto Linda annotazione sono appunto quelle che utilizzano lo strumento Linda, e quindi potete poi cliccare su ciascuna di queste attività, leggervi insomma con calma la descrizione e anche insomma gli obiettivi didattici, le varie abilità linguistiche coinvolte. E poi decidere appunto se volete fare questa attività, potete appunto scriverci e noi appunto vi daremo accesso al progetto, vi condivideremo il progetto. Sicuramente sono tutti anche questi software gratuiti, giusto Giulia? Quindi basta Certo, sì. semplicemente registrarsi. Visto che abbiamo un pochino di tempo, se vuoi dire due parole anche su Voyant, perché è anche quello uno strumento interessante che utilizzato in maniera integrata può aiutare, ma proprio due parole, visto che l'hai mostrato. Sì, vi faccio vedere subito un esempio di uso di Voyant. Appunto, Voyant è uno strumento che nasce per l'analisi quantitativa di testi letterari. Quindi, appunto, non spaventatevi da questa interfaccia che, insomma, è molto densa, molto ricca, perché, appunto, è uno strumento che nasce in ambito accademico per l'analisi letteraria. E noi appunto nelle nostre attività lo abbiamo utilizzato per lavorare su appunto diverse caratteristiche linguistiche, in particolare di tipo semantico-lessicale all'interno di diversi testi. Qui appunto vi ho aperto un progetto che è sulla letteratura distopica a tema ambientale, quindi sul climate fiction, per rimanere appunto in tema di ambiente. E ad esempio qui potete vedere una delle funzionalità di Voyant è il Cirrus, che appunto è la nuvola di parole, che appunto ci mostra le parole più frequenti all'interno del testo. Anche in questo caso appunto vedete che è molto evidente l'utilizzo del colore e anche della dimensione dei caratteri, perché appunto le parole più grandi sono le parole che sono più frequenti all'interno del testo. È inoltre possibile, ad esempio, aumentare o diminuire il numero di parole che la nuvola ci mostra. E quindi, appunto, anche questa chiaramente è una delle funzionalità che il programma ci offre, e che però, insomma, potrebbe essere sicuramente, utile e agevole, per lo studio di testi anche in questo caso, letterari, ma anche, insomma, anche di altra tipologia testuale. E che quindi appunto potrebbe essere in qualche modo integrato appunto nel lavoro in classe. E anche Voyant, vi ricordo che è uno strumento gratuito, insomma che potete, insomma basta digitare su Google Voyant Tools e vi apparirà l'interfaccia di Voyant. Vi faccio vedere come si presenta. L'interfaccia è molto semplice e anche in questo caso appunto potete caricare voi dei testi in formato TXT, PDF, insomma supporta diversi formati di testo, oppure potete anche, come appunto c'è scritto qui, semplicemente copia e incollare un link preso da internet, quindi può essere anche il link, non lo so, ad un articolo di Repubblica o insomma di altre riviste o blog online, per esempio.
E appunto in questo caso poi adesso io magari qua provo ad aprire, vi faccio vedere, apro un corpus che è già caricato in Voyant, il corpus delle opere di Shakespeare, e vedete appunto che abbiamo nuovamente l'interfaccia. Quindi non so se qualcuno di voi o qualcuna di voi conosceva già Voyant, o insomma se magari sorgono delle domande. Cioè, mi rendo conto che è uno strumento anche in realtà piuttosto complesso, però insomma vi faccio vedere ad esempio anche questa funzionalità che è Links, che è, diciamo viene detto in italiano il grafico delle collocazioni e che appunto ci permette di avere appunto un grafico delle parole che si presentano più frequentemente in associazione ad altre. Quindi, ok, qua sono sempre sul corpus di Shakespeare, magari torno un attimo al mio corpus in italiano, magari un pochino più semplice. E appunto qua vediamo in questo grafico delle collocazioni, vediamo proprio una rete di parole associate, collegate tra loro, sempre appunto sulla base della frequenza e della loro concorrenza all'interno dei testi, e anche questo appunto possiamo utilizzarlo, insomma, come passaggio, anche forse propedeutico o anche successivo, per esempio, alla creazione della mappa. Mi viene in mente anche come forma di sintesi, magari del testo che abbiamo letto. Giulia, infatti trovo che ci siano tante possibilità applicative in didattica e da un lavoro molto sofisticato effettivamente di analisi del testo, quindi della frequenza delle parole, che poi potrebbe portare anche a una sollecitazione, no, di attività per dire utilizzando queste stesse parole, cioè interrogati su come mai, per esempio, sono state utilizzate con così tanta Esatto. frequenza queste parole, perché. Cioè, quale significato avevano quel tempo, per esempio, no? Sto inventando, fino a effettivamente, come tu hai detto, un'attività propedeutica alla costruzione della mappa. C'è questo mito delle parole chiave, no? E le parole chiave quali sono? Quindi ci sono diverse scuole di pensiero su quella che è la parola chiave, no? All'interno di un testo. Ecco, magari a volte non si tratta di trovare la parola chiave, ma effettivamente può essere più funzionale capire perché quella parola è stata utilizzata così tanto spesso. E tra l'altro il tuo discorso deve avere molto interessato perché chiedono il tuo indirizzo email, quello che a cui hai fatto riferimento per Linda. Quindi se riusciamo magari a scriverlo in chat, Sì, ma così la lo possono condivido prendere. ritorno. Allora Damiano chiede, ecco Linda, sì, Damiano si chiama Linda, eccoci qua, il programma, mentre invece il secondo si chiama Voyant. Se fate scorrere nella chat vedete che è stato messo il codice della Classroom sia di linguistica sia di UDL, per cui se vi interessano, poi se vi interessa approfondire le tematiche, naturalmente andate pure sulla Classroom di linguistica, dico bene Giulia, in modo tale che vi fate anche un po' un'idea e è sempre bello per noi in FEM alimentare le community, no? Quindi abbiamo scoperto che, ecco, Damiano dice molto, lo trovo geniale, prenditi questi complimenti. Ci piace molto implementare, ecco, all'interno proprio dell'ottica dello Universal Design, che ha come punti di verifica, per esempio, controllare quindi sempre che ci sia un accesso all'informazione molto personalizzabile, per cui insomma la presenza di Giulia stasera è davvero molto pertinente. Intanto c'è Cristiana che fa una domanda. Dice: io avrei una domanda tecnica. Linda è un'applicazione nel campo della linguistica computazionale, ma utilizza te tecniche di text meaning o text analysis? È possibile lavorare sulla sentiment analysis? Grazie. Una domandona. Infatti, no, grazie della domanda. Allora, sì, Linda verrà sicuramente implementata anche con ulteriori funzionalità. Come appunto dicevo, per adesso è ancora in una versione beta ed è appunto utilizzata prevalentemente a scopi didattici. E, sicuramente, diciamo, quello che è il nostro goal, il nostro obiettivo è quello di poi appunto utilizzare le annotazioni, insomma, i dati tratti dalle annotazioni degli studenti per sicuramente appunto anche fare analisi di questo tipo, in particolare appunto Cristiana parla della sentiment analysis, sicuramente appunto sulla percezione, sul percepito di alcuni fenomeni,
su cui appunto facciamo lavorare gli studenti, questo sì, assolutamente. Grazie veramente Giulia. Adesso vedo che qualcuno sta ancora scrivendo, quindi ci teniamo questi ultimissimi minuti magari per rispondere alla domanda. Intanto vi Sì. ricordo che la registrazione di questo webinar sarà assolutamente reperibile sia nella Classroom UDL, ma anche nel canale YouTube di FEM, quindi se andate su YouTube e selezionate Future Education Modena, assolutamente lo trovate. Allora, Cristiana dice perché nei lavori di competenze trasversali sarebbe utile utilizzare questa piattaforma, sarebbe molto utile utilizzare questa piattaforma. Grazie Cristiana dell'inciso, verissimo, verissimo. FEM si spende tanto per promuovere questa trasversalità, no? Quindi questa messa in sinergia davvero delle varie aree disciplinari affinché davvero la scuola diventi un luogo in cui si vive, si diventa cittadini consapevoli, si diventa adulti consapevoli, una scuola calata, no, nel contesto sociale in cui noi viviamo. Quindi assolutamente sono molto d'accordo. Emilia dice, no, Emilia ci fa dei complimenti, ecco, grazie Emilia, grazie mille dei complimenti, ecco, credevo fosse una domanda, però non leggiamo i complimenti, però grazie davvero di cuore. Mi raccomando, è una piattaforma per la quale il team dei linguisti ha speso davvero tante energie, non solo in termini di tempo, ma anche a livello intellettuale, perché naturalmente c'è un grossissimo ragionamento dietro. È uno strumento che si presta molto bene ad essere utilizzato in un'ottica di universal design, per cui sono contenta di averlo mostrato anche all'interno della nostra audience. E davvero, Giulia, grazie mille per essere stata con noi stasera, sei stata davvero molto preziosa, davvero Niente, tanto, tanto preziosa. grazie a te e spero intanto di aver lasciato tutti i link utili, di non essermi dimenticata nulla nella chat. Poi appunto, come dicevamo, scriveteci, avete l'indirizzo email della Classroom, quindi insomma. Assolutamente, assolutamente. Qualcuno addirittura Giovanna dice grazie di cuore per gli approfondimenti utilissime per insegnare l'italiano della matematica. Molto bella questa riflessione, grazie Giovanna, effettivamente questa è un'applicazione davvero interessante perché la matematica si può raccontare effettivamente, no? Ha un suo linguaggio, quindi davvero grazie mille per tutti i complimenti che stanno arrivando. Mi raccomando, anche nelle rispettive classroom, se avete bisogno di approfondimenti, ponete domande perché noi ci siamo sempre nelle classroom, ci arrivano le notifiche, per cui fate una domanda e naturalmente potremo rispondere e approfondire magari le tematiche, d'accordo? Quindi grazie mille intanto continuamente per i complimenti che stanno arrivando. Grazie mille. Grazie. Grazie ancora Giulia, davvero buon proseguimento in FEM. E vi aspettiamo, naturalmente tenete sempre d'occhio i webinar di FEM perché approfondiamo sempre di più, va bene? Grazie mille, alla prossima. Buona Grazie. serata a tutti, grazie per la vostra presenza. Grazie. Ciao. Ciao.